A Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, è stata inaugurata la riqualificazione dell'area circostante alla stazione ferroviaria, con anche il recupero di alcuni ambienti che saranno a disposizione dell'amministrazione comunale per la ricezione turistica all'interno della stazione stessa. In molti hanno voluto essere presenti all'inaugurazione, tra questi anche l'assessore regionale Stefano Baccelli e il consigliere regionale Mario Puppa, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sì, è una grande soddisfazione aver riqualificato quest'area, perché era un'area abbastanza degradata, e questa è la porta di Bagni di Lucca che arriva attraverso la ferrovia, si trova di fronte oggi a un'accogliente location dove si può addirittura avere anche delle informazioni turistiche attraverso gli uffici che sono stati recuperati, concessi dalla Ferrovie dello Stato. La piazza è anche un punto di fermata dei bus per le corse urbane e non, e la stazione ferroviaria ancora oggi rappresenta un punto di riferimento di notevole rilevanza turistica e lavorativa. Noi abbiamo percepito sull'area interna, questa qui è la quarta stazione finanziata dall'area interna, è praticamente di 245.000 euro a stazione. Poi purtroppo dietro l'aumento delle materie prime il Comune ha dovuto integrare con 80.000 euro del proprio bilancio. Qui ci abbiamo fatto un ufficio dove poi ci verrà collocato un ufficio turistico, che è importante perché è la porta di Bagni di Lucca, con un ampio parcheggio, perché qui abbiamo 52 posti macchina, 2 posti per le donne in gravidanza e 3 posti per gli invalidi, compreso anche i motorini. Abbiamo una grande area riqualificata, compreso 2 aree a camper.